Peso, avere qualche problema? Oh no, nessun problema. Greta, il cioccolato? Yeah. Ah, essere in frigo, piccola, tu vuoi che io servo un bicchiere? No, lascia stare, faccio da sola. Bene. Oh! Ah, perdonami. Ma guarda cosa hai fatto, insomma! Ah, come sei nervoso, non l'ho fatto sì, apposta. Sì, nervoso, per una volta sono nervoso, lascia stare o finirai per sporcare di Voglio più. Pulire. Vai in camera tua, fuori dalla cucina, allora per favore. Tu. Con questi ragazzi non si finisce mai, insomma! Oh, calma, Antonio. Che succede che sei così nervoso? Sono stanco, sono vecchio per questo lavoro ormai. Ah, ma quale vecchio? Tu bravo uomo abituato a lavorare. Sì, sono abituato, ma oramai mi sono stancato perché non sopporto più i pasticci dei bambini e i capricci di questi grandi. Per favore, accomodati qui. Tu sai, mia cara Greta, che stavo pensando? Ah, che idea passa per tua testona? No, niente, normale. Abbiamo lavorato abbastanza noi due. Non è il momento della pensione. È di iniziare a goderci la vita. Nai, e avere ancora molta energia da sfruttare. A me fare molto bene lavorare. Ma quando cominciamo a pensare a noi, per favore? Che vogliamo aspettare? Che gli acciacchi ci mordano i talloni? Che diventiamo vecchi e non possiamo neanche... Neanche che? Neanche camminare. Che pensavi? Neanche camminare. Sono io. Lo so, bambola. Stavo aspettando la tua chiamata. So anche questo. Hai pensato a quello che ti ho detto? Sì, mi hai convinto. Un'altra cosa che già sapevo. Non cercare di umiliarmi continuamente. Cosa vuoi che faccia? Finalmente te lo posso dire. Noi saremo soci. Saremo soci, Delfina. Sei contenta? No, veramente più di questo. Tu lavorerai per me. Ti darò delle istruzioni precise. Sì, Lorenzo, comunque... Io volevo chiederti se mi puoi dare il tuo numero di telefono nel caso ci fosse un'emergenza o un'urgenza o... No, amore mio, mi chiamo Lorenzo, ricordati, non sono tonto. Ti chiamerò sempre io e tu starai ad aspettare disperata come adesso. Alla prossima, piccola. Ma che cosa succede? Quando ci vedremo di persona? Io voglio vederti. Manca poco per questo, amore mio. Meno di quello che tu possa pensare. Flor, che cosa fai con tutti quei vestiti? Sono le mie cose, me ne vado. Oh, un'altra volta, ma tu vai, vieni e vai. E ogni volta che te ne vai, tu mi spezzare il mio cuore. Beh, ma è così, Greta, però noi continueremo a vederci. Ci faremo visita, parleremo al telefono, ma non può continuare così, io non posso farlo, mi capisce? Yeah, mi rende conto, mein kleine Blume. Che cos'è quella faccia? Niente, sono un poco triste. No, verità è che io sarei preoccupata perché... Perché? Beh, Antonio mi proponere pensionamento e vivere in vacanza senza lavorare. È bellissimo, non le piace? Lei che ne pensa? Che... Io di certo, d'accordo, io anche merito vivere in tranquillità. Sì. E poi in pace e poi non posso lasciare piccoli Floriziente. Greta è qui per questo. Uomini non capiscono come donne amare piccolini. Cuoco essere molto egoista. No, Greta, Antonio ha ragione. Vuole stare con lei, vuole divertirsi, vuole che siate felici, che stiate tranquilli. Nein. Io ho avuto grande delusione da cuoca perché lui vuole andare via, tu andare via, tutti andare. E piccoli con chi restare, eh? Non mi dica questo adesso, Greta. Ora che sto per andarmene, non sia cattiva. Io non cattiva. Questa è verità e altra verità è che tu adesso non devi lasciare Villa Fritzenwalden. Questo non è possibile. Devo andarmene e lo farò. E i ragazzi capiranno perché sono grandi. Chiuso il discorso, Greta. Ramiro? Guarda che ti ho portato, il latte. Bevilo tutto, così ti esce dalle orecchie, ragazzina. Sarebbe bellissimo, sai, perché potrei lavorare in un circo, ti immagini? Cosa vuoi? Fuori, vattene! Ma perché? Guarda che ti ho portato, non vuoi i biscotti, sono buonissimi, anche il latte.
Così va bene? No, no. Primo perché li hai buttati e poi perché non li hai provati. Prova! Ma insomma, che cosa vuoi? Ramiro! Roberta! Dove si sono bambini? Cacciati? Non so dove siano. Ma com'è possibile? Tu pensi che se li portiamo in piazza non finiranno per litigare? No, tu lasciali a me, io li faccio correre, consumare energie, diventeranno amici, vedrai. Speriamo. Ma dove sono? Eh? Eccoli qua. Sono nella playroom. Hanno messo una telecamera nella playroom. Ma se noi veniamo da lì... Queste sono cose di Nicolas, sicuramente è stato Nicolas, andiamo a prenderli. Aspetta, aspetta, aspetta. Ehi, guarda. Stanno parlando. Aspetta, voglio restare a guardare cosa fa Ramiro. Lo so che stai male per tuo padre, ti capisco. Tu non mi puoi capire, visto che tuo padre non è morto. E se ti dico che non ho mai visto il mio papà? Di cosa parli? Parlo di me. Senti, Ramiro, io... non ho mai conosciuto mio padre. Perché vedi, quando lui se ne andò e mi abbandonò con la mia mamma, io non ero ancora nata. All'inizio ero arrabbiata, ma poi mi sono accorta di avere la migliore madre del mondo, che mi accudiva e mi adorava. E ora dove sta? A Salta. Il fatto è che lei lavora molto e qui possono occuparsi di me. Solo che a me non piace molto parlarne, perché quando ne parlo ho voglia di andare ad abbracciarle e dirle quanto mi manca. E perché racconti questo a me? Io sono appena arrivato. Perché sì? Beh, perché sì, no. Il fatto è che voglio che siamo amici, perché... siamo i piccoli di casa e potremo giocare molto insieme, non credi? Che ne dici? Amici? No, io non voglio amici. Perché no? Perché non durano mai? Perché per il lavoro di papà eravamo sempre in posti diversi. E quindi perché dovrei farmi degli amici se poi non durano? Beh, ma anche se tu andassi a vivere sulla luna potremmo restare amici. Non capisci che io non voglio amici? Come te lo devo dire? Lo so che te l'ho detto un sacco di volte e forse questa volta non mi vorrai credere, però me ne vado. Quello che mi chiedo è... perché non sei un pino nano così ti porto via ogni volta che me ne vado da questa casa? Perché in fondo Greta e Federico hanno ragione. Non posso fare avanti e indietro come se fossi una pallina da ping pong. Non... lo sai qual è la verità? Che ho delle radici molto più grandi delle tue. Ho i miei ragazzi. Ma non è possibile. Devo prendere il coraggio, devo essere forte e devo andarmene immediatamente da questa casa. Resta qui. No, Federico, smettila. No, adesso basta. Io me ne vado da questa casa. Che cosa? Per favore. Ho appena preso una decisione e voglio che mi ascolti per una volta nella vita. Ma se non ho fatto altro fino ad ora. Per favore. Io sono stanca di fare il burattino nelle tue mani. Per favore, ascoltami. Non te ne puoi andare. Devi restare. Voglio dirti una cosa molto importante. Ho preso una decisione. Voglio interrompere la storia con Delfina per sempre. Perché voglio vivere tutta la vita con te. Me l'ha già detto un sacco di volte, non ti credo più. Ma questa volta parlo sul serio, per favore, non c'è niente che mi unisca a Delfina. Ma questo già lo sanno tutti, l'importante è che tu decida di stare con me, che lo dica a tutti, che stia davvero con me. Un giorno mi dici una cosa, poi ne dici un'altra, ma l'unica cosa che rispetti sono i tuoi contratti. Ti firmo un contratto. Che? Ti firmo un contratto. Non prendermi in giro perché parlo sul serio. Mi fai soffrire quando mi dici una cosa e poi ne fai una. Non voglio certo vederti soffrire. Te lo firmerò. Ci metto il sigillo, poi lo metto in una busta. Un contratto come? Che dice io sposerò Florisienta? Un contratto che dice io sposerò Florisienta perché è la donna più bella che ho visto in vita. Non lo so. Dimmi di sì. Non so se crederti. Non lo so, io... Dimmi di sì. Va bene, sono nello studio di Federico. Ora cosa vuoi che faccia? Ora ho bisogno dei contratti degli ultimi 6 mesi delle aziende del tuo fidanzato. Sì, ma come faccio? Beh, apri la cassaforte. Ma io non posso aprire la cassaforte perché non ho la chiave, mio caro. Per favore, Delfina, mi deluderesti molto. Apri quella cassaforte e non discutere. Va bene. Perché vuoi tutto questo? Fai quello che ti dico e voglio che inizi a conoscere tutti i suoi affari per filo e per segno. Vuoi che mi trasformi nella sua segretaria? Ah, mi piacerebbe. Proprio così. Che? Hai sentito bene. Trasformati nella sua segretaria e braccio destro. Devi riuscire a diventare indispensabile. Sì, a guadagnarti la sua fiducia.
Mi stupisce che tu non ci abbia pensato da sola a quello che ti sto dicendo. Sai una cosa? Adesso apri quella cassaforte.